Ciao. Buonasera. Buonasera. Va bene, direi che sono le 20:33 e possiamo iniziare. Pian piano si uniranno altri, magari. Allora, l'avviso che ha fatto il buon Claudio lo ripeto: stiamo registrando questo webinar. Quindi, se qualcuno non è d'accordo ad essere registrato, basta che spenga la telecamera o può seguire tranquillamente. Gradiremmo che tutti quanti partecipassero almeno con un nome, non in forma anonima, in modo che possiamo avere un rapporto più carino anche nelle domande che si potranno fare tramite la chat di questo webinar. Benvenuti a tutti, questo è il secondo webinar che facciamo come piloti di classe e come le ali. Il primo ci ha travolti un po', avevamo delle aspettative e siamo andati ben oltre. E è stato un excursus generico. Stavolta entriamo un pochettino più nello specifico. Questa volta si parla del certificato assicurativo a bordo degli ULM. Il certificato assicurativo non è solamente un foglio, è un'arma che può essere impugnata dal pilota oppure contro il pilota e questo qui dipende dalle conoscenze del pilota. Noi vorremmo fare in modo che tutti quanti i piloti abbiano le conoscenze per poterlo impugnare loro, questo contratto assicurativo. E a proposito abbiamo qui a parlare con noi l'avvocato dello studio Failla, Giuseppe Failla, e Claudio Carnevale, il broker, insieme a Patrizia Giambri, che sono dei broker assicurativi e che trattano le assicurazioni aeronautiche e quindi sono esperti del settore. Darei direttamente la parola a Claudio per un'introduzione. Sì, buonasera a tutti, benvenuti innanzitutto. Come Gianni ha anticipato, andiamo a raccontarci qualcosa sul certificato assicurativo, ovvero anche sugli obblighi che abbiamo quando andiamo in volo, quali documenti portarci dietro e facendo un po' la panoramica della normativa che gli gira intorno per finire poi sui rischi di sanzioni che ci sono per non applicare alla lettera la normativa, cioè se uno non si porta dietro l'assicurazione è soggetto a appunto a sanzioni e vedremo che sono piuttosto pesanti. Io comincerei a far scorrere la prima slide passando la parola all'avvocato Giuseppe Failla. Perché purtroppo, ahimè, la prima parte è assolutamente tecnica, giuridica, e quindi penso sia la persona più qualificata a presentare queste prime slide. Giuseppe. Buonasera a tutti. Cercheremo anche stasera di esprimere possibilmente in parole semplici concetti che semplici non sono. Entriamo subito nel vivo. Il certificato di assicurazione a bordo degli ULM. Che cos'è il certificato di assicurazione? Lo sapete un po' tutti, comunque il documento che attesta l'esistenza di un'idonea copertura assicurativa e attesta questa idonea copertura sia a beneficio dei terzi che a beneficio di chi ci deve controllare che noi abbiamo in realtà questa assicurazione. Poi si distingue dalla polizza che invece contiene gli elementi essenziali del contratto che noi normalmente non portiamo a bordo e non dobbiamo portare a bordo. Direi di andare avanti. Poi. I requisiti assicurativi minimi. Ecco, il nostro webinar è incentrato sul regolamento 785-2004 in particolare, che stabilisce i requisiti assicurativi minimi per tutti gli stati aderenti all'Unione Europea e il relativo regime sanzionatorio che poi vedremo più avanti è stabilito dai singoli stati e in particolare dal decreto legislativo 197-2007 per l'Italia. Poi slide successiva. Abbiamo voluto fare un accenno su cosa è una direttiva, cos'è un regolamento, soprattutto perché il regolamento per molti non giuristi sappiamo che è una norma di diritto secondaria. Invece nella normativa comunitaria è una norma primaria, anzi,
non solo direttamente applicabile, ma anche prevalente sul diritto interno, tranne che non si vadano a intaccare principi costituzionali. Andiamo avanti. I requisiti assicurativi minimi, abbiamo detto, e su questo concetto torneremo spesso, perché poi sono i requisiti che troviamo sul nostro certificato di assicurazione, anche se spesso poi siamo assicurati, fortunatamente, per somme anche più alte. Andiamo avanti, cerchiamo di dedicare più spazio alle domande stasera. Facciamo una carrellata un po' più veloce. Il decreto legislativo 151/2006 è quello che ha modificato il codice della navigazione, per il quale prima, nella slide successiva vediamo qual è l'articolo 743, non eravamo aeromobili. Oggi invece lo siamo, e per questo siamo soggetti un po' a tutte le norme applicabili in quanto compatibili del codice della navigazione, fatta eccezione per le disposizioni del libro primo della parte seconda, che significa del codice della navigazione, che la parte seconda è quella che si occupa della navigazione aerea e il libro primo è quello che si occupa delle disposizioni amministrative. Qui io sono andato un po' avanti alla slide 4, ma prima alla slide con il comma 4 dell'articolo del codice della navigazione, che prima di questa definizione che a noi più interessa, che ci riporta all'interno del codice della navigazione con qualche eccezione, c'erano le definizioni che insomma ci interessano fino a un certo punto nelle slide precedenti. Per aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto per aereo di persone o cose. Anche i droni sono considerati aeromobili, tranne che non si rientri nella categoria dei giocattoli, insomma quelli al di sotto di un certo peso, ma stasera non ci occupiamo di droni. E le distinzioni degli aeromobili sono di competenza dell'ENAC, quindi a questo punto torniamo al comma 4 e alla slide successiva, che è quella che parla dell'obbligo di assicurazione. Obbligo di assicurazione che è previsto sia dall'articolo 798 del codice della navigazione, sia dagli articoli 20 e 21 del DPR 133/2010, che conoscete un po' tutti, è la normativa fondamentale italiana in materia di VDS. E tra l'altro l'articolo 21 del DPR 133 richiama espressamente il regolamento comunitario 785/2004, che è quello che regola l'obbligo minimo di assicurazione. Andiamo avanti. Abbiamo un'alzata di mano. Scusate, non l'ho vista. Chi voleva intervenire? Sì, Giuseppe, se puoi essere un pochino più preciso, perché non ho capito io, quindi probabilmente è colpa mia. Puoi essere un pochino preciso, quali sono le esclusioni degli ultraleggeri, degli ULM, che sono stati considerati aeromobili, ma non rientrano nel libro primo, parte seconda del codice della navigazione? Cioè, che cosa, qual è la differenza? Allora, adesso rispondo, però poi le domande le faremo alla fine, quindi vi prego di farmi concludere, poi scusami. Sì, fate cortesemente le domande sulla chat, poi alla fine cercheremo di rispondere a più domande possibili. E sono in particolare tutte le disposizioni amministrative, quelle sulla proprietà, per esempio, quelle sull'aeronavigabilità, che sicuramente non ci riguardano, e la EC che se ne occupa per il mondo VDS. E poi si potrebbe andare avanti un po' più a lungo, però cerchiamo adesso di andare avanti con l'esposizione. E dicevamo, eravamo arrivati alla slide delle sanzioni. Qui facciamo un primo accenno alle sanzioni. Il regolamento comunitario demanda poi alle normative nazionali
la disciplina delle sanzioni. E per l'Italia è stato introdotto il decreto legislativo 197/2007, che ha anche modificato un articolo 1234 del codice della navigazione, che prima disponeva una sanzione piuttosto blanda rispetto a quella enorme attuale, però poi ci occuperemo nel dettaglio più avanti delle singole sanzioni. Passiamo alla slide successiva. Il regolamento ha raggiunto tutti gli obiettivi prefissati e si ribadisce che riguarda i minimi assicurativi, e questo è un concetto ricorrente. Andiamo avanti, ci sono alcune definizioni ai sensi del regolamento comunitario, badate bene. Allora, il vettore aereo comunitario ci interessa relativamente perché sono i vettori commerciali. Esercente di aeromobile, beh, qui ci interessa molto perché è una definizione che è relativa a questo regolamento, mentre normalmente la definizione di esercente nel mondo UDS è estranea, perché riguarda gli aeromobili certificati. Per gli aeromobili certificati il codice della navigazione dice che l'esercenza deve essere trascritta all'ENAC. Sono concetti che non ci riguardano. Però, per quanto riguarda, ai fini dell'applicazione del regolamento comunitario di cui stiamo parlando, invece questo concetto ci riguarda e si applica. E il regolamento ci dice che esercente è persona fisica o giuridica che, pur non essendo un vettore aereo, ha la reale continuativa disponibilità, badate bene, dell'utilizzo o dell'esercizio dell'aeromobile. Poi, parallelamente a quello che avviene per gli aeromobili certificati, la persona fisica o giuridica a nome del quale è immatricolato l'aeromobile si presume sia l'esercente, a meno che tale persona non possa dimostrare che l'utilizzatore sia un'altra persona. Possiamo proseguire. Io, Giuseppe, chiedo scusa, posso? Sì. Ok, diciamo che l'esercente è un argomento che viene trattato spesso e viene controbattuto spesso. Il fatto di poter dimostrare che tale persona sia l'esercente del velivolo non essendo il proprietario, e trattandosi di ULM che, come hai detto tu, hanno una legislazione a parte e hanno meno doveri, come può essere dimostrato? Come posso io, proprietario, a dire no, ma l'esercente in quel momento era lui? Dei contratti di utilizzazione dell'aeromobile, comodato, locazione, questi possono essere i contratti che normalmente si utilizzano per dimostrare che l'esercente è un altro. Certamente. Quindi comunque una forma scritta, è corretto? Corretto, sì, perché poi poi diventa veramente arduo dimostrare che l'esercente è un altro senza avere una prova scritta. Non... Benissimo, quindi anche negli ultraleggeri a motore, avendo un foglio scritto in cui si dà disponibilità dell'aereo a una terza persona, questa terza persona può essere configurata come esercente. Sì, ai fini del regolamento comunitario, sì. Chiaro, sì. E per l'assicurazione qui cambia parecchio. Sì, per esempio, per l'applicazione delle sanzioni. Se io decido di prestare il mio apparecchio UDS a un amico per 3 mesi, perché per 3 mesi starò all'estero, beh, è bene che poi io abbia una scrittura privata con lui che attesti che la disponibilità continua dell'aeromobile ce l'abbia lui, altrimenti poi rischio di pagare una sanzione per mancanze sue, magari. Lui mi ha promesso che assicurerà l'apparecchio UDS, poi non lo fa e rischio io la sanzione.
Allora, poi dicevamo c'erano altre definizioni sempre ai fini del regolamento. Per quanto riguarda il volo, si considerano in volo i passeggeri fino al momento dello sbarco, quindi le operazioni di imbarco e sbarco sono comprese nell'assicurazione. Poi invece per quanto riguarda i terzi, nella slide successiva, si parla di un momento che inizia dall'accensione dei motori ai fini del rullaggio e termina il momento assicurativo nel momento in cui sono fermi e con motori spenti. Poi c'è una definizione continua che però in una ipotesi che riguarda soprattutto il trasporto commerciale per il pushback quando viene trainato il mezzo. Poi, sempre ai fini del regolamento comunitario, la definizione di terzi nella slide precedente, sì. Vabbè, sì, l'ho completata quando ho detto precedentemente che è compreso anche il momento del traino, sì. Poi andando avanti, i DSP, perché parliamo dei DSP, che sono i diritti speciali di prelievo? Perché i massimali, i minimi assicurativi sono espressi nelle vostre polizze in DSP e poi tradotti in euro. Cosa sono? Il DSP non è una valuta, non è una valuta corrente, ma è un'unità di conto del Fondo Monetario Internazionale che viene convenzionalmente utilizzata per esprimere questi valori assicurativi e poi c'è un paniere monetario dal quale è formato euro, dollaro, yen, eccetera. Poi andiamo al certificato di assicurazione che ai fini del regolamento specifica, vabbè, deve essere depositato presso l'ENAC per quanto riguarda i vettori commerciali e deve essere conforme a un allegato che poi più avanti mostreremo, ma che comunque deve essere a bordo. Infatti la slide dice che a prescindere dall'obbligo di deposito preventivo per i vettori commerciali, il certificato deve essere tenuto a bordo degli aeromobili in originale o in copia autentica, lo dice l'ENAC, ma in effetti poi vedremo che è possibile utilizzare dei documenti equipollenti. Comunque è tra i documenti che il codice della navigazione, l'articolo 771, impone di portare a bordo. Poi abbiamo qui un esempio di schema che viene normalmente utilizzato e questo ci fa capire perché nel nostro certificato assicurativo che portiamo a bordo noi vediamo soltanto i requisiti minimi, anche se in realtà siamo assicurati per molto di più. Perché per chi ci deve controllare e ai fini del regolamento comunitario. E questo è lo scopo del documento che dobbiamo avere a bordo. Permetti, Giuseppe, Sì. spesso ho ricevuto la domanda perché ho dei massimali più bassi di quelli che avevo scelto. Perché nel certificato, appunto, deve essere, da un'interpretazione della normativa, deve essere indicato il massimale minimo, cioè serve per dimostrare che ho adempiuto al massimale minimo previsto dal regolamento. Per quanto riguarda la responsabilità civile c'è scritto DSP specificare, mentre invece per gli altri i massimali sono già indicati. E è scritto specificare per la responsabilità civile perché questo varia in funzione di fasce di peso stabilite dallo stesso regolamento. Passo Sì. alla fase alla slide successiva e ti do la parola a Giuseppe. Sì, infatti, nelle slide successive vengono evidenziati i massimali, i minimi che dobbiamo avere a seconda delle fasce di peso e fino a 500 kg abbiamo una copertura minima di 750.000 DSP che corrispondono arrotondati a 1 milione di euro. Se poi
come può essere il caso di un Sierra o di un aereo più pesante, possono ricadere nella fascia successiva da 500 a 1000 kg, vediamo che la copertura minima è raddoppiata, 1.500.000 diritti speciali di prelievo che arrotondati portano a una copertura minima di 2 milioni di euro e così via per aeromobili certificati. Certamente, come abbiamo detto nel precedente webinar, questi massimali è bene integrarli perché facilmente possono non essere sufficienti. Abbiamo visto, faccio lo stesso esempio del precedente webinar, mi perdoni chi già c'era, ultimamente c'è stato un incidente in un parcheggio di Bolzano, un aeromobile VDS è atterrato in avaria in un parcheggio vicino a un centro commerciale, provocando soltanto 3 feriti. Se quei 3 feriti fossero stati 3 morti, quei 942.000 euro non sarebbero bastati. Per cui, insomma, è vivamente consigliabile integrare i massimali minimi di legge con altri più congrui. Possiamo andare avanti? Permetti una piccola parentesi? Dimmi. Torno un attimo indietro. No, ho sbagliato. Torno un attimo indietro al certificato, perché qui il certificato impone il massimale minimo per il passeggero da 250.000 DSP, che sono circa 300.000 euro, che è una somma, e abbiamo visto anche con Giuseppe Failla, che è assolutamente inidonea in caso succedesse qualcosa al passeggero e non c'è bisogno che si faccia male un granché, quanto è facile superare i 300.000 euro. Sì, l'abbiamo visto in concreto, in un caso che ci è capitato. Sì. Anche qui la copertura minima è 250.000 DSP, che corrisponde a 320.000 euro. Di solito poi si arrotonda a 350, ma facilmente è una cifra che viene superata in caso di gravi lesioni al passeggero o addirittura di decesso del passeggero. Io volevo tornare un attimo sui diritti speciali di prelievo e specificare che il decreto 133, l'articolo 20, proprio dice che i massimali minimi fissati sono per la responsabilità civile terzi 1.600.000, mentre la responsabilità verso il passeggero 350.000, solo questo, perché leggono arrotondamente. Andiamo a 1.000.000, ma non è così. Per l'articolo 20 è 1.600.000 la responsabilità civile verso terzi, il minimo. Poi dipende anche dalla conversione che fa in quel momento del DSP. Del paniere. Il DSP ha un valore che ad oggi è 1,25 euro, poi in certi momenti sale, in altri scende, poi chiaramente l'assicuratore cerca di arrotondare per eccesso, altrimenti. Questi numeri sono dell'altro ieri, probabilmente se facciamo il cambio adesso ci sarà qualche spicciolo di differenza. Sì, sicuramente. Bene, passiamo alla successiva. Allora, qui diciamo, parliamo di operatori non commerciali, comunitari e non, tra i quali noi, dobbiamo avere a bordo un certificato di assicurazione o un documento equipollente. Questo ce lo dice in realtà il decreto legislativo 197/2007, che adesso non vedo qui nella slide, probabilmente è stata usata una slide diversa. Comunque, è questa la norma che ci dice al vettore o all'esercente comunitario che, pur avendo contratto l'assicurazione per passeggeri, bagagli, merci e terzi, non esibisce il certificato di assicurazione o altra documentazione probatoria equipollente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 30.000 euro. E qui cominciamo a vedere nel concreto il regime sanzionatorio. Ma non solo il regime sanzionatorio, anche le modalità di prova del nostro
della nostra assicurazione e anche la modalità di esibizione. Perché è vero che il codice della navigazione ci dice che il certificato di assicurazione lo dobbiamo avere obbligatoriamente a bordo e quindi farebbe intendere che dobbiamo avere un originale. Ma questa legge, che è proprio quella che si occupa del regime sanzionatorio, ci dice che possiamo avere a bordo altra documentazione probatoria equipollente. Che cosa può significare? A mio avviso che possiamo avere a bordo anche una fotocopia. Io sto interpretando, questa è una mia interpretazione, però a me sembra plausibile che si possa provare l'assicurazione anche con un certificato, si possa evitare la sanzione anche esibendo una copia, o al limite anche una copia digitale, o per esempio esibendo la polizza, che non dovremmo avere a bordo, ma magari riusciamo a recuperare la polizza via mail in quel momento, la possiamo mostrare dal nostro telefonino e potremmo evitare una sanzione pesantissima che va da 15 a 30 mila euro. Certamente consigliamo di portare a bordo il certificato di assicurazione in originale, mai la polizza. Poi la verifica del certificato di assicurazione depositato all'ENAC, questo lo depositano gli esercenti commerciali, i vettori commerciali, comunque è rivolta a accertare la sussistenza, insomma, la conformità dei requisiti minimi a questo regolamento comunitario. In pratica riporta i massimali minimi in modo che l'operatore aeroportuale possa verificare che per quella fascia di peso dell'aeromobile i massimali siano quelli previsti dal regolamento. È una semplificazione, no, per l'operatore aeroportuale, che sia certo. Il poliziotto o funzionario. Certamente. E poi entriamo nel vivo del regime sanzionatorio, che prevede anche la mancata assicurazione nelle slide successive. Ecco, questa è la legge che disciplina il regime sanzionatorio, la violazione delle disposizioni del regolamento comunitario. Poi, andando nel dettaglio, abbiamo la prima più grave violazione, che è quella dell'omessa assicurazione. Ci sono purtroppo quelli che vanno in volo anche senza assicurazione. La sanzione va da un minimo di 50.000 a un massimo di 100.000 euro. E si applica anche a tutti coloro che solcano i nostri cieli, anche stranieri, purché volino in Italia anche soltanto per un sorvolo, non soltanto per l'atterraggio. C'era qualche anno fa la tendenza ad assicurare l'ultraleggero, cioè non assicurare il posto del passeggero, facevano l'assicurazione a monoposto, tanto il passeggero non lo porto mai. Ahimè, è obbligatorio assicurare il posto del passeggero per evitare questa sanzione. Sarebbe omessa assicurazione del posto passeggero. Sì. Claudio, mi permetto di fare un'altra domanda. Allora, il posto passeggero ci sta, ma il proprietario del velivolo l'ha occupato magari con un serbatoio supplementare dell'olio o della benzina. In tal caso il passeggero non potrà mai salire a bordo, però è presente la dicitura biposto nel libretto dell'aereo. In questo caso? Beh, in questo caso non potrebbe proprio portare liquidi infiammabili a bordo. Prima di tutto. Diciamo che è olio, ma quello che volevo sottolineare è che purché nel libretto del velivolo sia scritto che quello è un velivolo biposto, è indifferente se cosa il pilota fa del secondo posto. Sì, l'assicurazione CV va comunque fatta. Sicuramente corretto? Non hai osservato le disposizioni del regolamento comunitario e sei sanzionabile ai sensi del decreto legislativo. Io anche la minima sul posto passeggero, anche se non lo porti o se è stato tolto il sedile, se è immatricolato biposto o più, parliamo di certificati, io l'assicurazione per ogni posto passeggero indicato sul CN la farei a prescindere. Ma va fatto, anche perché ci potrebbero essere casi limite di furto
dell'aeromobile con circolazione anomala non consentita, ma in qualche modo assicurata dell'aeromobile e delle persone a bordo. Persone che potrebbero non essere consenzienti, ma qui andiamo veramente su casi, insomma, limite. Ma Poi abbiamo la mancata esibizione, della quale abbiamo parlato diffusamente prima. Qui abbiamo la sanzione da 15 a 30 mila euro, che comunque non è da poco, anche questa. Ed è quella più stupida, poi, perché siamo assicurati, però sarebbe veramente il colmo prendere una sanzione così elevata per una distrazione. Però abbiamo visto che, insomma, bene o male, possiamo ovviare in qualche modo, perché il decreto legislativo 197 dà delle aperture, ci dà la possibilità di dimostrarlo con documentazione equipollente. Andiamo avanti, c'è una. Sì? La cosa brutta è che, pur avendo il contratto di assicurazione, quindi l'assicurazione valida, si è sanzionati solo per non averla esibita, certificato o un documento equipollente. Inutile poi, ci avranno pensato già tutti, dire che c'è un parallelismo imperfetto tra queste sanzioni e quelle irrogate per gli automobilisti, perché le sanzioni analoghe, nel caso in cui queste mancanze siano imputate ad automobilisti, sono molto, molto più basse. Vabbè, questo non so da cosa deriva questo accanimento contro i piloti, però è da rimarcare la differenza enorme che c'è. Poi abbiamo l'ultima ipotesi, che è quella che dice, vabbè, più avanti, dobbiamo andare nella slide successiva. C'eravamo arrivati. Ma io qui, se permetti, Giuseppe, direi una cosa che è molto importante. Spesso con l'ultraleggero abbiamo apparecchi che superano il peso. Il Sì, peso fa proprio dei 500 kg. E avere un massimale minimo nella fascia superiore, cioè fino a 1000 kg, è fortemente consigliabile. Proprio per evitare, in caso dovesse succedere qualcosa, pesano l'aereo e verificano che il massimale minimo è inferiore a quello, oltre al danno, anche la beffa poi della sanzione. infatti prima mi è sfuggita questa slide, pensavo che non fosse stata ancora presentata, e stavo per dire che, insomma, questo è l'ultimo caso, quello in cui non sia sufficiente il massimale assicurativo. E quando è che non è sufficiente? Quando abbiamo sbagliato a inserire il nostro apparecchio nella fascia di peso, pensando che fosse inferiore ai 500 kg, o provando comunque a risparmiare, forzando, e in realtà poi noi abbiamo una macchina che pesa quasi 600 kg, per cui rientra nell'obbligo della fascia successiva e noi rischiamo la sanzione da 30 a 60 mila euro. E diciamo anche che adesso che si può a certe condizioni ottenere l'innalzamento del peso a 600 kg, hanno anche iniziato a fare dei controlli. A Pavullo quest'estate c'è stato qualche controllo effettivo. Poi non nessuno di questi piloti è stato sanzionato, erano stati diligenti quelli che sono stati scelti per il controllo, ma c'è da dire che questi controlli, che prima non si facevano mai, adesso iniziano a farli e saranno fatti sempre di più. E questo era l'ultimo argomento della carrellata, per cui possiamo dare spazio all'intervento degli altri relatori, alle domande via chat, alle quali, per quanto possibile, cercheremo di rispondere questa sera o anche in una serata successiva o con pubblicazioni su Facebook. Bene, grazie Giuseppe. Iniziano le prime domande. Franco sottolinea che per ULM è previsto il comodato d'uso in forma scritta. E in effetti questo penso si rifà a quello che dicevi prima rispetto alle sergenti, che una forma scritta è quella che conta legalmente. Vuoi aggiungere qualcosa? Sì, le domande posso vederle nel, come
nella chat, cioè... non mi appare la chat. Sì, è un po' difficile. In basso a destra c'è un fumetto quadrato. Una sorta di fumetto. Accanto al numero dei partecipanti. Sì, sa, ecco qua, non l'ho attivato io. Sì. Allora, dicevamo, Franco Lozzi, per gli Ulm è previsto il comodato d'uso. Sì, certamente in forma scritta per provarlo. Sì, non è un contratto che è necessario perché sorga il diritto, come può essere un contratto relativo all'acquisto di un immobile. Però certamente è necessario perché sia provata la circostanza indicata nel contratto che abbia una forma scritta. Cesare Borla fa due domande, sì. In cui nella prima si stupisce del fatto che la legge si accanisca per la mancanza del certificato a bordo del velivolo. Quale potrebbe essere la ragione di una regola simile? Perché la legge vuole che ci sia un certificato scritto a bordo? Questa è la domanda. Sì, beh, esatto. Certamente dobbiamo poterlo dimostrare sia ai terzi danneggiati, magari un piccolo incidente, che con l'ala abbiamo toccato una persona che si aggirava intorno all'aereo, questa persona cade per terra, si sloga una caviglia e ci chiede per la prova della nostra assicurazione. Oppure perché ci hanno fermato in un aeroporto nel quale, come VDS avanzato, possiamo andare regolarmente e ci hanno fatto un controllo. E questo controllo poi prelude in caso di mancata esibizione del certificato assicurativo a una pesante sanzione. Chiaramente poi a quel punto si aprirebbe il discorso che facevamo prima sulla prova di chi effettivamente sia esercente ai fini del regolamento comunitario e quindi obbligato ad avere la polizza. Quindi comodato è bene che sia assolutamente fatto per iscritto. Ringrazio, questo ha dato un senso a una regola che per un pilota potrebbe sembrare priva di senso. Claudio, volevi aggiungere qualcosa? Sì, volevo aggiungere una cosa. Infatti ho messo una slide appositamente per ricollegarmi alla domanda che ha fatto Franco Lozzi. Per gli UM è previsto il comodato d'uso in forma scritta. La sanzione per la mancata esibizione del certificato di assicurazione va fatta al vettore o all'esercente. Quindi, se il proprietario dell'apparecchio ultraleggero lo presta a un amico e questo si fa un giro, va su un aeroporto e non esibisce l'assicurazione, ma una prova che esiste l'assicurazione, la sanzione va al proprietario. Se non c'è un atto scritto per cui questo proprietario possa dimostrare che l'ha dato in gestione ad un altro. E sì, perché si presume che sia lui l'esercente. Perché si presume che sia lui l'esercente. E poi mi accodo a quello che diceva Giuseppe nella risposta a Cesare Borla, le sanzioni sono eccessive, ma il regolamento 785 del 2004 è stato creato per regolamentare i vettori. Secondo me, come mia libera interpretazione, poi a cascata a seguire vengono anche gli esercenti, che siamo noi, ma fondamentalmente è fatto per le compagnie aeree, per i vettori, e queste sanzioni per loro non sono eccessive, sono eccessive per noi. Quindi c'è una certa discrepanza, allineamento. Può essere una buona chiave di lettura. Ottimo, ci sta un'altra domanda sempre di Cesare, che è una domanda spinosa. Quale sarebbe un massimale idoneo per il trasporto di un passeggero? Io ricordo quando stavo a medicina, tutti sapevamo che il fumo faceva male, c'era sempre la domanda: quante sigarette bisogna fumare per sviluppare una neoplasia? E penso siamo sempre su quel vago, su,
su un campo così, così vario e dipendente dalle circostanze che la risposta sia difficile. Comunque vorrei, ecco, sentire un broker per sapere questa risposta. Ma i massimali non bastano mai. Se uno dovesse consigliare il massimale, sempre il massimo, e quello per minimo di legge sicuramente è insufficiente. Noi proponiamo massimali da 1 milione almeno per il passeggero, perché non sai chi ti capita, e l'avvocato adesso Giuseppe ci dirà come vengono calcolati i risarcimenti per il passeggero, ma casi concreti dove non si sono fatti male neanche più di tanto, abbiamo abbondantemente superato il massimale minimo di legge. Quindi, Giuseppe. Patrizia aveva alzato la mano. No, io ha già risposto Claudio, non esiste nelle assicurazioni un massimale minimo, massimo, perché è solo illusorio, non si può quantificare la vita di una persona nel caso in cui il passeggero perda la vita o il danno arrecato a quella persona. Facciamo l'esempio di una persona giovane che resta invalida, che non può più lavorare, che non può svolgere una qualsiasi attività della vita, quindi è illusorio il massimale. Poi ci sono delle tabelle a cui gli assicuratori si riferiscono in base all'evento dannoso, ma è solo un'illusione, non si può quantificare un massimale minimo massimo. Ognuno decide per quello che sente, ecco. Diciamo comunque a buon senso, Claudio. Senso, certo. Ok. Risponderei dopo Giuseppe, calza la mano. Sì, Giuseppe. Allora, diciamo che sicuramente non andrei mai al di sotto dei 500.000 euro per i passeggeri, considerando che comunque è una cifra che può essere facilmente raggiunta e superata. Però diciamo che proprio quella minima ritengo sia quella. Non una cifra che ci fa stare tranquilli, però diciamo che avendo un solo passeggero a bordo sul VDS, diciamo una cifra che ci fa stare tranquilli e neanche del tutto è 1 milione. Sicuramente non meno di 500. Poi, facendo qualche esempio concreto, questi risarcimenti come vengono calcolati? Ci sono delle tabelle di invalidità, prima di tutto. Quindi ci sono perizie medico-legali che vengono redatte da professionisti che quantificano in percentuale qual è la riduzione della capacità della persona, qual è l'invalidità della persona in percentuale. E facilmente in un incidente aereo queste percentuali di invalidità possono essere molto alte. Poi queste invalidità vengono moltiplicate per dei valori monetari. Valori monetari che, vabbè, adesso qui entriamo in tecnicismi, spesso sono utilizzate le tabelle del Tribunale di Milano, ma non sono gli unici parametri. E in quel modo abbiamo il valore del danno alla persona, compreso il danno morale, salvo personalizzazioni. E oltre a questo ci può essere il danno patrimoniale, se noi siamo anche produttori di reddito. E da questo reddito dipendono dei nostri familiari che non lavorano, esempio moglie casalinga, figli studenti, noi abbiamo un reddito alto, quindi non solo lo perdiamo noi, ma lasciamo senza reddito anche i nostri cari. E lì c'è tutto un calcolo che vi risparmio, che però porta anche molto più su questo risarcimento. Per fare un esempio riguardante il solo danno alla salute, ho avuto un caso di una persona che ha avuto il 45% di invalidità e, senza considerare il danno patrimoniale alla capacità di reddito, aveva un risarcimento sperato che andava dai 300 ai 350 mila euro e aveva 45 punti di invalidità.
quindi si può arrivare a 99 o addirittura a provocare il decesso di una persona, potete immaginare come possa essere insufficiente un massimale minimo di legge di 350.000 euro. Poi c'era chi voleva intervenire di nuovo, Patrizia? No. C'era qualcuno che aveva alzato la mano. Franco Lozzi. Franco che ha alzato la mano, se ha qualcosa sull'argomento, sì. Eccoci. Ho apprezzato molto la risposta di Giuseppe Failla, mi sembra che sia stata molto chiara, ci ha chiarito parecchio le idee. Non accetto assolutamente la risposta data da Patrizia, perché dire che è illusorio quello che noi assicuriamo mi sembra che sia fuori luogo. No, non illusorio, Franco, scusami, non ho detto illusorio quello che voi assicurate, che è illusorio pensare a stabilire un massimale minimo massimo sia per quanto riguarda la vita umana sia per quanto riguarda il caso di un'invalidità permanente. Perché sì. La vita e lo svolgimento dell'attività di una persona non si giudica. Sì. Questo lo riporta. La risposta che mi aspetterei invece da un broker o da un assicuratore è che faccia una statistica o che facciano delle statistiche in cui si dica che negli ultimi 150-25 incidenti il risarcimento medio è stato di 500.000 euro, in modo tale che noi piloti, quando facciamo le assicurazioni di responsabilità verso il passeggero, sappiamo che la magistratura ha dato questi valori di riferimento che non hanno mai superato, che ne so, 700.000 euro, e noi ci assicuriamo per 700.000 euro. Ma sapere che andiamo a fare un'assicurazione che qualsiasi cosa io assicuro non ha una certezza, a me sembra veramente una cosa assurda. Perché se io assicuro 1 milione di euro e poi la magistratura di media ne assegna 1,5 milioni per magari un'invalidità permanente del 50%, come ha detto prima Giuseppe, allora a questo punto io mi devo preoccupare. Quindi io preferirei che chi fa l'assicuratore dia delle risposte certe, cioè ci venga a dire: guardate che negli ultimi 20 incidenti c'è stata morti o invalidità permanente e il risarcimento di danni sono stati di questi valori, regolatevi di conseguenza. Questo mi sembrerebbe molto più logico. Ti ringrazio, Esistono, scusami Gianni, esistono delle tabelle a cui gli assicuratori si rifanno. Se la perdita di una mano dà 10 punti, l'assicurazione non pagherà mai 12 punti, anche se tu hai un massimale di 10 milioni di euro. Esistono delle tabelle, ci sono delle certezze. Io ho detto che nella nostra mente è illusorio pensare che si possa quantificare, no. Permettete? Grazie, vai Claudio. Allora, mi ricollego a quello che diceva Franco, partendo dalla domanda di Cesare Borla: quale sarebbe il massimale idoneo per il trasporto di un passeggero, e faccio seguito a quello che diceva Giuseppe Failla. Permettetemi una differenziazione anche un po' scherzosa. Fare l'assicuratore è più difficile che fare l'avvocato. L'avvocato lavora su un caso già accaduto, concreto, sul quale bisogna semplicemente mettere a posto determinate cose. Fare le assicurazioni, andiamo a fare delle promesse su un caso futuro ed incerto, e quindi rimane assai più arduo il nostro mestiere. Ma ripeto, è una premessa che vuole essere anche un po' scherzosa. Non è facile fare un'assicurazione, e sicuramente un massimale adeguato per un passeggero dovrebbe essere 1 milione. Cioè, prendi uno che ha una famiglia con 1 o 2 figli, normalmente il tribunale ti dà 300.000 euro a testa, 300 al deceduto, 300 per ogni figlio, per la moglie sono 1,2 milioni. I tribunali, rispondo a Franco Lozzi, ultimamente davano per un morto anche 700.000-800.000 euro. Quindi dipende molto appunto dalla allora intanto dai giudici, che non sono vincolati a un minimo e a un massimo, anche se comunque si rifanno a dei valori normalmente uniformi, ma poi dipende molto dal danno patrimoniale, e quello può variare molto da persona a persona, perché chiaramente se io avessi a bordo Lionel Messi
saprei che pochi massimali potrebbero essere adatti al danno patrimoniale che deriverebbe dal arrecare gravi lesioni o addirittura il decesso a Lionel Messi, che guadagna quello che vuole. Però diciamo che rispetto al passeggero medio, a chi ha un reddito insomma normale, che poi non in tutti i casi si ha una perdita di reddito, perché se la persona che si è fatta male è un impiegato che non superando il periodo di comporto, cioè il massimo di assenza per essere licenziato, non perde il lavoro, e a quel punto può semplicemente, questa persona lo stipendio lo prende lo stesso, tranne le indennità legate all'effettiva presenza, tipo polizia, vigili del fuoco, insomma perde quei pochi soldi, e il suo danno è soprattutto quello alla salute e danno morale, e quelli sono abbastanza prevedibili entro certi limiti. Diciamo che la maggior parte dei danni è questo, poi il danno patrimoniale si aggiunge per certe persone e in alcuni casi aumenta molto, come può essere per un libero professionista molto affermato, un notaio, un chirurgo affermato, un cantante, un attore, un calciatore e via dicendo. Però diciamo, rispetto al passeggero medio, ecco, ci può essere una certa prevedibilità. Giuseppe, perdonami, rispetto a quello che diceva Franco, cioè il poter accedere a delle tabelle dove si fa una statistica di media degli ultimi tempi, c'è qualcosa che un pilota può andare a vedere da qualche parte oppure no? Ben sapendo che è una statistica e quindi non rappresenta scientificamente ciò che accadrà nel prossimo futuro? No, che io sappia, soprattutto nel mondo VDS non ci sono queste statistiche, non vengono diffusi questi numeri. Già sappiamo che da pochi anni la NSV si occupa anche di VDS e non ha neanche l'obbligo di occuparsi di tutti gli incidenti, ma solo quelli che ritiene più interessanti perché siano di insegnamento, perché non accada più quel tipo di incidente. Quindi già gli incidenti non vengono rilevati tante volte nel mondo VDS, tantomeno vengono rilevati a distanza di anni i risarcimenti che vengono pagati agli assicurati. Potrebbero farlo le compagnie, sarebbe bene che lo facessero a livello nazionale, però io non conosco statistiche di questo tipo pubblicate a mia conoscenza. Ok, ti ringrazio. Franco, vuoi dire qualcos'altro? Sì, sì. No, non ho visto la passata. Sì, no. Quello che dice Giuseppe Failla mi è molto chiaro. Quello che invece non mi è chiaro per niente è che noi avevamo un sacco di dubbi sulle assicurazioni, sui risarcimenti, come muoverci, come assicurarci, con chi assicurarci, quali sono le clausole che non ci piacciono, quelle che ci piacciono di meno, quelle che ci piacciono di più, e invece pensavo che stasera mi si chiarissero le idee e non mi si sono chiarite per niente. Quindi ripeto la domanda: le assicurazioni, i broker, le compagnie assicuratrici hanno gli strumenti, e secondo me li hanno, per poter fare una statistica e poter consigliarci al meglio in questo senso e dirci: guardate che negli ultimi 20 anni i risarcimenti medi non hanno superato il 1 milione di euro, io mi assicuro per 1 milione e 100 e dormo tranquillo. Ma se questo non me lo dice nessuno, io l'assicurazione come la faccio, con chi la faccio, quanto assicuro? Allora, le risposte non ce le ho avute io stasera. Claudio, vuoi rispondere? Franco, c'è uno strumento nel settore assicurativo che si chiama consulenza personalizzata. Si incarica un broker, perché questo mestiere lo fanno i broker, il broker incaricato fa questo mestiere a pagamento. Quindi fa l'analisi del rischio e si assume la responsabilità della scelta della compagnia e dei massimali. Però è un ulteriore costo che può essere fino a un massimo del 35% del premio assicurativo. Vabbè. Scusate, io non mi devo scollegare, non sono d'accordo, e quindi non mi scollego per questo, mi scollego perché ho un'altra call line, però questa risposta non mi è piaciuta. Cioè, secondo me, voi assicuratori dovete dare delle indicazioni. Noi paghiamo delle polizze e dobbiamo avere delle certezze, non dobbiamo avere dei dubbi. Se continuiamo a avere dei dubbi non abbiamo risolto il problema. Scusatemi, mi devo scollegare. Buonasera a tutti. Franco, buonasera.
Quello allora, che dice Franco è comprensibile, ossia esisterà una statistica, esisterà una linea di massima, perché non dovrebbe essere a conoscenza un pilota? E magari su questo ci ragioneremo su e vedremo che cosa si può proporre. Se siete d'accordo, se volete aggiungere qualcosa, altrimenti vado avanti con le domande successive. Sì, ci sono anche quelle scritte, qui vedo per esempio una scrittura privata sottoscritta da passeggero maggiorenne. Può mallevare l'esercente da ogni responsabilità in caso di incidente? I familiari potrebbero impugnare in civile? Perdonami Giuseppe, potresti collegarla anche alla domanda precedente di Paolo che dice utilizzo l'ULM di un mio familiare, dobbiamo fare un comodato d'uso tra di noi? Penso che la risposta potrebbe essere unita. Sì, allora a questa domanda abbiamo già risposto nel webinar precedente, però vedo che è un argomento ricorrente e quindi è utile ripeterlo. Spesso, specialmente nel mondo degli aeroclub, si assiste al fenomeno delle dichiarazioni liberatorie. Questo credo che intenda il nostro amico Marco, qui Marco G, quando dice se può mallevare l'esercente. Le dichiarazioni liberatorie, per quanto riguarda i passeggeri, sicuramente non sono sufficienti, perché si va contro norme imperative. Però il fatto di risultare esercente deve per forza risultare da un documento scritto, per cui, come abbiamo detto, è assolutamente consigliabile averlo. Poi forse la devo leggere meglio. Sottoscritta passeggero maggiorenne può mallevare l'esercente da ogni responsabilità in caso di incidente? Beh, no, sicuramente no, perché intanto noi siamo responsabili prima di tutto della manutenzione del nostro mezzo, e se questo mezzo prestandolo ad un'altra persona poi arreca un danno al passeggero per carenza di manutenzione, a quel punto siamo sicuramente responsabili, sia che abbiamo una malleva, sia che non l'abbiamo. Dobbiamo invece dimostrare che non abbiamo più la disponibilità continuativa di questo aeromobile con una locazione, un comodato, un contratto di utilizzo dell'aeromobile che poi andrebbe depositato, abbiamo visto all'AEC, per cui la risposta è no. Poi per quanto riguarda il familiare, anche lì se io affido l'ULM al familiare, comunque agli occhi dei terzi rimango io l'esercente, per cui poi se con questo familiare vado d'accordo, ok, sembra che non abbia bisogno di renderlo manifesto che l'esercente è un altro, però poi agli occhi dei terzi è sempre l'esercente, è sempre quello che risulta formalmente. Poi con questo familiare potrei anche non andarci più d'accordo un domani, succede in tante famiglie. Per cui poi magari l'incidente succede proprio, oppure la sanzione per la mancata assicurazione, magari, ecco, diciamo, può succedere anche questo, succede proprio nel momento in cui non vado più d'accordo con il coniuge, e a quel punto perché rischiare? Sì. Patrizia, volevi aggiungere qualcosa? Era solo uno schiarimento di voce? No, era uno schiarimento di voce, però stavo leggendo la domanda di Marco G, che dice: non mi sono spiegato, porto una bionda a fare un volo, cadiamo e ci facciamo male. Lei mi ha affermato che in caso di botto non mi riterrà responsabile. Io penso che sia assurdo. Non è possibile, l'assicurazione è obbligatoria proprio per risarcire il passeggero in caso subisca un danno, e se il passeggero non è più in condizioni di richiedere un risarcimento saranno gli eredi.
Sì, questo l'avevo accennato prima, perché pensavo che l'oggetto della domanda fosse più esattamente questo. E questo è quello che abbiamo detto nell'altro webinar, infatti. Perché purtroppo non è valida la dichiarazione liberatoria che si fa in tanti casi, non so perché forse fa sentire più tranquilli, ma sicuramente non è valida perché è contraria a norme imperative. Non è, perché il diritto alla salute è rinunciabile, per cui questa liberatoria sarebbe nulla. C'è un'alzata di mano. Leonardo, se vuoi intervenire sul tema, hai il microfono. Sì, buonasera, intanto vi ringrazio Buonasera. per tutto quello che state facendo, state comunque dando chiarezza. Allora, io un po' mi associo a quello che diceva Franco, nel senso che sarebbe molto utile avere una visione statistica di quello che è successo nel passato. Se questo fosse possibile nel futuro, ovviamente servirà del tempo e delle risorse. Io adesso mi trovo nella condizione di dover rifare il rinnovo della polizza e ho una polizza con una copertura per il passeggero di mezzo milione di euro. Mi sembra di aver capito, questa è la domanda, che portando persone della mia età, quindi quarantenni con più figli, tipicamente persone che hanno lavori da dirigente, sicuramente io sono al di sotto di quello che mi potrebbe essere richiesto o potrebbe essere richiesta la polizza di coprire in caso di morte. È corretto questo? Quindi quello che mi porta a casa è che fra 2 mesi dovrò sicuramente innalzare questo limite ad almeno 1 milione o anche di più. È corretto perché io non posso aspettare che questa statistica arrivi, spero il prima possibile. Il mio consiglio personale è quello di elevarlo fin tanto che insomma sia un prezzo accessibile, insomma, perché l'ideale sicuramente è avere un massimale di almeno 1 milione di euro, perché in casi concreti che vi ho portato l'abbiamo sfiorato, l'abbiamo superato, poi dipende molto anche, come abbiamo detto prima, dalla tipologia del passeggero che abbiamo a bordo, perché chiaramente se abbiamo una persona anziana, perché poi anche l'età incide sul risarcimento, più la persona è giovane, più ha diritto a un risarcimento elevato, entro certi limiti. Quindi, tanto più avrò una persona giovane a bordo e titolare di redditi elevati, tanto più rischierò che il massimale non sia sufficiente. Poi chiaramente, insomma, il massimale ideale è difficile raggiungerlo, perché già un massimale di 1 milione di euro costa abbastanza. Ci sono compagnie straniere che lo fanno, però insomma, avere a che fare con una compagnia straniera porta difficoltà concrete poi in caso di sinistro. Però io ribadisco quello che ho detto prima, che è una mia opinione personale, opinabile, che ha tante variabili, che per stare un po' tranquilli bisognerebbe arrivare a 1 milione di euro, ma quantomeno non scendere al di sotto di 500-700. Grazie Giuseppe. Claudio voleva aggiungere qualcosa prima di Leonardo? Sto vedendo un po' le domande che arrivano e leggo quella di Gregory Seven, anche se il passeggero viaggia a titolo di cortesia, a titolo gratuito, Esiste. poi non mi sopporto una bionda. Vabbè, questa l'abbiamo risposta a Marco G. La cortesia, siamo sempre a trasporto di cortesia. Il DPR 133 ci vieta il lavoro aereo, per cui il nostro è sempre trasporto di cortesia. Se trasportassimo qualcuno a titolo oneroso, andremmo incontro a una inoperatività della garanzia assicurativa, che poi magari pagherebbe perché è un'assicurazione obbligatoria, ma farebbe una rivalsa. Quindi la nostra è sempre un trasporto di cortesia il nostro. Io aggiungerei, proprio per riprendere il discorso che ha fatto Giuseppe poco fa, perché parlare di norma cogente non so se poi è chiaro per tutti, norma cogente o imperativa è
una norma che impone la legge e alla quale non si può derogare. Cioè, se la moglie rinuncia agli alimenti per iscritto e un giorno che si separano va in tribunale, il giudice dice questa scritta non serve a niente. Così il diritto alla salute non si può rinunciare. Cioè, qualunque liberatoria io firmi non ha nessun valore, è carta. Gregory, invece, infine, dice la sottocopertura della polizza non si può ovviare con la clausola della rinuncia alla rivalsa. Sono due cose diverse. Un conto è la sottocopertura e altro conto è la rinuncia alla rivalsa. Sottocopertura vuol dire che i soldi che la compagnia si è impegnata a pagare non bastano. La rinuncia alla rivalsa è che la compagnia rinuncia a recuperare le somme che ha già pagato. Quindi sono due cose distinte. Per esempio, per guida in stato di ebbrezza, no? Il tipico esempio di rivalsa di una compagnia è la guida in stato di ebbrezza. Il tipico esempio di rinuncia, parlando di RC auto, è proprio questo. Moltissime compagnie per un'ebbrezza moderata, non al di sopra di un certo tasso alcolemico, rinunciano al diritto di rivalsa, a volte incluso nel costo della polizza, a volte c'è un piccolo sovrappremio per farlo. E io aggiungerei, a margine di tutto questo, visto che l'ha ripreso anche Leonardo, mi spiace Franco non ci sia più, non c'è una statistica e non c'è un modo di dire fatti questa polizza e stai tranquillo, perché non è possibile sapere quello che succede. E non è neanche possibile stabilire dei massimali massimi, perché poi abbiamo dei limiti, non tutti ci danno la possibilità di superare certi limiti massimali. Non sappiamo fondamentalmente quello che succede. Una statistica di massima c'è: fare l'assicurazione almeno per il passeggero almeno a 1 milione e la responsabilità civile terza almeno a 3 milioni. Queste sono delle indicazioni di massima. Patrizia. No, io volevo ribadire un concetto che ho ribadito nel nostro webinar della volta scorsa, che il nostro lavoro è difficilissimo, intanto perché la maggior parte delle persone, io non dico le persone che sono intervenute questa sera, ma la maggior parte delle persone non acquista le condizioni di polizza, non acquista una polizza, acquista il premio, e allora non ci consente neanche indietro. Tante volte ci chiedono un preventivo, ma la gente non sa il grande lavoro che c'è dietro, lo studio, il fatto che non siamo nemmeno, dei nostri governanti, nemmeno tutelati, non esistono tabelle aggiornate per i sinistri gravi, per le malattie gravi, figuriamoci se ci sono delle tabelle per le assicurazioni. Le assicurazioni sono regolate da norme di legge, non è che gli assicuratori un giorno si alzano e decidono quali sono le tabelle. Cioè, la perdita di un dito vale questo, il morto vale quello, sono tanti i fattori. Bisogna sedersi con persone competenti e analizzare il rischio, come dicevi tu. Poi ci sono rischi che si possono trasferire al mercato assicurativo, rischi che restano a carico dell'assicurato. È semplice. Grazie Patrizia. C'è Leonardo che voleva aggiungere qualcosa. Se mi posso permettere, io ecco, non sono d'accordo su quello che diceva Franco, nel senso che non pretendiamo una garanzia di essere coperti. Cioè, abbiamo tutti chiaro che c'è sempre un rischio imprevedibile. Però la trasparenza e il poter analizzare i dati è fondamentale qui. Perché se io so, se io sapessi che portando una persona di sotto di 40 anni e questa persona muore, io sicuramente, o i miei eredi sicuramente pagheranno più di 1,5 milioni di euro, se io sapessi questa cosa, perché questa cosa è successa 99 volte su 100, allora a questo punto io so che quando compro un passeggero devo pagare una situazione più cara o decido di non portare una persona. Quindi la trasparenza e la possibilità di avere questi dati aiuta i consumatori consapevoli e aiuta anche voi, probabilmente assicuratori, a fare un lavoro migliore. Però se mancano questi dati, alla fine
si tratta, come dice lei, di comprare l'assicurazione col premio più basso. Quindi, secondo me, questa trasparenza di informazioni, anche purtroppo brutte, perché sono informazioni che uno non vuole distribuire, ma questa trasparenza aiuta anche il consumatore probabilmente a essere più consapevole e più attento nell'acquisto e magari anche a spendere di più, perché capisce che un'assicurazione A non è uguale all'assicurazione B. Grazie Leonardo, è un punto di vista effettivamente logico. Claudio voleva aggiungere qualcosa? Sì, ma una previsione in questo senso c'è e abbiamo anche una convenzione, una polizza che è stata studiata per rispondere un po' a tutte le esigenze, però non vorrei entrare nella sfera adesso della pubblicità. Comunque esistono questi prodotti e rispondo anche a Paolo D'Ippolito che dice sulle polizze 1 c'è la possibilità di aggiungere la rinuncia alla rivalsa o riguarda solamente il mondo delle auto? Assolutamente sì. C'è la rinuncia alla rivalsa anche sulle polizze per il leggero. Quindi non so se sono stato chiaro per Leonardo, esiste già una tabella di questo tipo con massimali che arrivano fino a 5 milioni per il passeggero, ovvero un 5 milioni senza sottolimite. Cioè, elevando il massimale della responsabilità civile terzi e unificandolo, rendendolo disponibile per singolo sinistro anche per il passeggero, sì. Ovviamente compresa la rinuncia alla rivalsa, la coppa grave, peso di progetto e non quello di legge, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, poi chiaramente il contratto assicurativo si definisce aleatorio, si definisce aleatorio proprio perché possono accadere avvenimenti che per un certo entro certi limiti sono imprevedibili. Imprevedibili più che altro nelle conseguenze, perché in certe occasioni Patrizia, per esempio, parlando delle menomazioni, parlava della perdita di un dito, eccetera. Ma la perdita di un dito per una persona media è nulla. Va bene. Poi nelle polizze infortuni sono tabellate per contratto, ma diciamo nella responsabilità civile ci sono delle tabelle che vengono utilizzate, per un chirurgo lo stesso dito o per un pianista affermato possono avere un valore infinitamente superiore, per cui poi andiamo in certe situazioni andiamo a toccare l'imprevedibile quasi. È vero che buonasera. Le statistiche sicuramente, come ti posso aiutare? Le statistiche sono molto utili, però non possono arrivare a darci certezze, perché le certezze in questo campo non ci sono. Noi abbiamo soltanto una prevedibilità limitata, posso dire. Ecco. Grazie Giuseppe. Patrizia? Non ti sento più Gianni. No, io mi volevo riagganciare a quello che dice Giuseppe, che è aleatorio il contratto di assicurazione e non possiamo prevedere quello che può succedere. E non è detto che se io inserisco in polizza un massimale di 5 milioni di euro e la compagnia mi vuole risarcire per un milione, che la giurisprudenza poi dia d'accordo sia d'accordo con l'assicuratore o con il danneggiato, perché rientrano in campo una serie di componenti, una serie, come diceva prima anche Claudio, Giuseppe, non ricordo, l'età dell'assicurato, se è portatore di reddito, sono tante le cose. Dico, ognuno in base alla scelta, se io sono un industriale e volo e do un valore alla mia vita di 5 milioni di euro, che è sempre aleatorio, mi stipulerò la polizza di 5 milioni di euro. Dipende, è personale la cosa, noi possiamo solo consigliare, possiamo in fase di intervista al cliente fare emergere le esigenze che potrebbe avere, quale potrebbe essere la giusta assicurazione, ma è sempre aleatoria. Grazie Patrizia. Claudio, a te, non so se vuoi rispondere poi anche alla domanda successiva di Paolo. Sì, direi questo.
Prima dicevo che esiste uno strumento nel mondo assicurativo che è la consulenza personalizzata e anche normata dal codice delle assicurazioni, per cui questo è il mestiere in particolare del broker, si può fare una consulenza personalizzata del rischio, il broker si assume la responsabilità sia della compagnia assicurativa che ha scelto, sia dei massimali e soprattutto del contenuto della polizza. Però sono servizi che vanno oltre l'ordinaria amministrazione e sono servizi che facciamo normalmente a pagamento. Però quando c'è il dito del pianista bisogna necessariamente perseguire questa strada, perché dobbiamo fare delle quotazioni personalizzate, cosiddette tailor made. Si fanno le polizze su misura, si fanno le polizze come un abito, calzate a misura dell'esigenza. E quindi questo strumento è disponibile nel mercato assicurativo. Questo per le polizze infortuni, tu dici? No, per le polizze responsabilità civile, ma anche per le polizze infortuni, sì, soprattutto per le polizze infortuni. Quindi il dito del pianista, gli facciamo una polizza a misura. Sì, per le polizze infortuni ti puoi dire anche se sei mancino o destrimane, sì. E quindi dare maggior rilievo a un infortunio sulla parte destra o sinistra del corpo. Poi quando questi eventi capitano nella responsabilità civile, non sappiamo a chi possono capitare. Se siamo sfortunati, capitano alla persona sbagliata, quindi poi il risarcimento può schizzare su in modo abbastanza imprevedibile. Poi nella media, insomma, la persona media può avere un certo valore, ma ci sono mille variabili. Ci sono uffici dedicati a fare le polizze tailor made, quindi uno rappresenta, per esempio, un'amica che lavora a Londra nei Lloyd's, dove fanno le polizze per i calciatori, assicurano i calciatori, gambe, piedi, la punta del naso e quant'altro. Sì, sì, quelle. All risk. No, tailor made, proprio fanno la polizza a misura, uno può assicurare il piede destro piuttosto che il piede sinistro, tutto il corpo. Con delle esclusioni, ovviamente, perché normalmente poi escludono gli sport pericolosi, e quindi anche loro sono un po' vincolati. Paolo, questa è stata una risposta corale ed è stata molto bella. E visto che siamo oltre l'ora di trasmissione e c'è un'altra domanda ancora, Paolo, io direi di dare questa domanda come chiusura. Paolo non ha capito in che modo il massimale della RC possa influire o integrare la copertura per il passeggero. Chi vuole rispondere? Ah, se volete vado io. È più per gli assicuratori questo. Sì. The broker. Allora, ci sono due modi per fare l'assicurazione al passeggero. Uno è suddividere il massimale, responsabilità civile terzi e responsabilità civile vettoriale, quella che normalmente chiamiamo in gergo RCV. In questo caso i massimali sono divisi. Uno va ai terzi per semplificare tutto ciò che è al di fuori dell'aereo, la RCV va al passeggero, responsabilità civile del vettore, quindi quella che si chiama la responsabilità del pilota verso il passeggero. C'è un'altra formula invece che prevede un massimale unico, per esempio 5 milioni, con sottolimite per il passeggero, cioè dice di questi 5 milioni, 1 milione per il passeggero, 2 milioni per il passeggero. La formula che citavo prima è 5 milioni senza sottolimite, per cui al passeggero virtualmente vanno fino a 5 milioni. Quindi se poi ha subito un danno da 1 milione prende 1 milione, se ha subito da 2 milioni prende 2 milioni. Attenzione, perché il massimale da 5 milioni può essere anche consumato del tutto e lasciare al passeggero poi il minimo di legge. Quindi è rischiosa, sembra molto ampia, in realtà piuttosto è anche rischiosa, ha i suoi limiti. Claudio, ti faccio subito una domanda in merito, se vuole rispondere Giuseppe, magari più legale. Mettiamo caso che ci sia un'assicurazione con sottolimite, ok? E che il danno RC fatto dal sinistro sia alto. Chi ha la priorità, il danno RC o il danno al passeggero? Nei limiti del massimale non hanno priorità. Ma la somma eccede il massimale con sottolimite. Diciamo che è assicurato per 3 milioni con sottolimite, ma ha fatto danni tra passeggero e RC per 5 milioni. Allora, intanto bisogna vedere se
di solito è quella del passeggero che eccede prima il sottolimite, e poi si passa a quella della responsabilità civile. Se anche quella fosse ultra massimale, dedotto quello che deve avere il passeggero, poi si avrebbe una scopertura anche per la RCT. Non avviene spesso, per fortuna, però diciamo che il primo massimale che salta normalmente è quello del passeggero, ma si va comunque a garantire quello che ha contrattualmente stabilito. Poi piuttosto c'è una scopertura che va a detrimento di tutti, oltre il limite contrattuale, che ne so, 5 milioni meno 300.000 del passeggero, poi restano 4,7. Se ho fatto 20 morti perché ho centrato un supermercato, e lì vado incontro alla scopertura sicuramente. Lì poi ne rispondo personalmente, oltre il massimale. Grazie Giuseppe, è molto chiaro. Quindi priorità al passeggero, poi l'RC e ovviamente tutto quello che c'è va fuori di tasca del pilota. Io volevo ringraziare tutti quanti per la partecipazione. Abbiamo, come l'altra volta, avuto tempi estremamente superiori, con un pubblico che è rimasto attento fino all'ultimo. Ringrazio tutti quanti, un caro saluto a Giuseppe, Claudio e Patrizia, a cui cedo la parola. Era presente, è ancora presente Silvano, il nostro presidente, forse voleva fare un saluto? Sì, ci sono presente. Eccolo. Grazie a tutti, buonasera a tutti. Questi webinar li abbiamo voluti noi come associazione piloti di classe, ma ci siamo basati sull'esperienza dei consulenti di Leali Assicurazioni, di Patrizia Giambri e del nostro mitico avvocato Giuseppe. Spero il precedente e anche questo siano andati bene e in futuro possono essere di aiuto a tutti i piloti. Stasera mi sono grattato la testa perché di queste normative non ci capisco niente. Avevo una domanda, ma mi è rimasto nella chat, la farò la prossima volta. E vado a concludere augurando a tutti un sereno e felice Natale e un 2023 strepitoso. Buonasera a tutti. Grazie. Buonasera. Grazie. Buonasera a tutti. Allora, salve. Buonasera a tutti. Tanti auguri e buone feste. Auguri, alla prossima. Buon Natale, buone feste. Beh, in effetti, visto che c'è ancora qualcuno salutandoci, Silvano ha ragione. Non è per niente facile. No, abbiamo parlato di normative molto complesse. Stasera è stata veramente impegnativa e l'attacco del webinar è stato veramente a mettere a dura prova gli ascoltatori, ma Giuseppe ha il modo di esprimersi sempre per rendere comprensibile il legalese, che è fantastico, quindi complimenti. Spero di riuscire uno sforzo in questo senso, sì. Credo che sia colpa dei broker comunque. È sempre colpa del broker. È sempre colpa del broker. Oh, quella domanda che mi è rimasta, che non l'ho messa, la dico così velocemente. Sì. Un UM basico con scadenza calendariale del motore, cioè che è scaduto. L'assicurazione è valida? E se è valida, ci sarà poi rivalsa? Allora, questa è una domanda complessa che non ha una risposta certa, però sicuramente vai a contravvenire ad una, non ad una normativa, ma ad una raccomandazione del costruttore. Ora, questo costruttore ha raccomandato di fare manutenzione o sostituire il motore oltre un certo numero di ore di funzionamento o un certo numero di anni, anche perché c'è anche la scadenza calendariale. Qui interpreto, non ho la certezza assoluta che sia così, però a mio avviso poi ci deve essere un nesso causale tra il motore che è andato oltre la scadenza e l'incidente. Se quel motore ha funzionato
e l'incidente l'abbiamo avuto per un altro motivo, secondo me poi l'assicurazione è comunque valida. Se è stato un chiaro incidente, una chiara carenza di condotta del pilota, che si è andato a infilare nella nebbia, è andato a sbattere contro una collina, se ha sbagliato completamente l'atterraggio, e il motore funzionava chiaramente, insomma non ha avuto problemi, non c'è nesso causale tra la carenza della mancata ottemperanza alla raccomandazione del costruttore e l'incidente. Questo secondo me deve esserci sempre, perché il nesso causale deve esserci per provocare la rivalsa o l'inoperatività della garanzia assicurativa, a mio avviso. Io mi aggiungerei, seguirei Giuseppe dicendo pure controlliamo, perché l'abbiamo detto nel webinar precedente, le condizioni contrattuali della polizza, perché se la polizza mi assicura a condizione, cioè a condizione purché nel rispetto delle normative e delle prescrizioni tecniche, certo. qui ci ripetiamo. Certo. Se ce lo dice la polizza, poi cominciamo ad avere un obbligo contrattuale, e allora a quel punto è diverso, perché noi contrattualmente ci siamo obbligati a perimetrare la polizza, diciamo. Quindi spesso questa dicitura in effetti è richiamata, e a quel punto le cose possono cambiare. Sì. Chiaro, noi il consiglio chiaramente non può essere che quello di curare le scadenze, di ottemperare alla manutenzione, perché anche quando non ci sarà il nesso causale, anche quando non ci fosse il richiamo nel testo della polizza, beh, sicuramente la compagnia cercherebbe di approfittarne, poi metterebbe in dubbio l'operatività sul piano pratico. Ok. Sei soddisfatto della risposta? Al 50%. No, ma il mio problema viene perché il 50% degli ULM che oggi volano hanno tutti la scadenza calendariale, cioè la calendariale scaduta, quindi hanno 500 ore ma hanno superato i 15 anni di vita. Allora, io parto da questo presupposto, e poi magari sbaglio tutto. Rotax non obbliga, raccomanda. Esatto, quello che dicevo io. Allora, se raccomanda, il pilota ai 15 anni di calendariale si reca in un centro Rotax che gli farà verificherà la compressione, tutto quanto serve, timbrerà il libretto, quindi il meccanico certifica quel motore può volare. Se poi, non mi interessa se il pilota si va a infilare in nebbia, se poi c'è un incidente dovuto a una piantata motore, cosa succede con la polizza? Dovuto a una piantata motore, chiaramente non opera, c'è poco da fare lì. Se non è dovuto alla piantata motore, possiamo discutere di ciò che era stata la perimetrazione della polizza nell'oggetto, nelle esclusioni. Ma se è dovuto alla piantata motore, a quel punto... Allora rifaccio una domanda più semplice, non tecnica. I 5.000 velivoli ultraleggeri basici che oggi stanno volando con calendariale scaduta, quindi non sono assicurati? Rischiano fortemente che in caso di incidente dovuto a una avaria motore sia inoperativa la garanzia, tant'è che stiamo lottando come associazione affermare l'operatività della regola dell'on condition sulla manutenzione, parimenti a quello che succede nel mondo certificato, che per una volta ha un privilegio rispetto al VDS, lì, essendo sotto normativa EASA lo consente, e quindi lo consente anche l'ENAC, e invece nel VDS questo ancora non avviene, ma probabilmente per una particolarità del nostro mondo del volo,
perché in quasi tutte le nazioni europee l'ente regolatore della manutenzione è lo stesso che si occupa della manutenzione degli aerei certificati e di quelli al di sotto di un certo peso, ultraleggeri. Invece da noi c'è l'anomalia dell'Aero Club d'Italia e quindi bisogna poi portare un altro ente a ragionare nello stesso modo in cui ha ragionato ENAC ed EASA. Capito. Certo, hai toccato un nervo scoperto, sicuramente, Silvano. No, io mi preoccupo per quei 5.000 piloti che stanno volando, convinti di essere assicurati, ma in caso di piantata motore non sono assicurati. A mio avviso è molto probabile che non glielo paghino. Concordo. Poi per giunta Claudio ci ha ricordato che spesso nell'oggetto dell'assicurazione, nella delimitazione delle esclusioni eccetera, ci sono anche delle diciture che ci impongono poi di volare con la manutenzione fatta in un certo modo per continuare ad essere assicurati, per garantire l'operatività. Ancora di più dobbiamo rispettare queste scadenze, anche se sono solo raccomandate, a meno che noi non riusciamo a ottenere normativamente quello che già avviene nel mondo dell'aviazione certificata, di poter fare la manutenzione on condition. A posto. Sarà il caso di premere molto di più su questo tasto, sì. Scusate, ma mi allaccio un attimo a quello che ha detto Silvano, che è interessantissimo ovviamente, ma io dico sempre, noi italiani siamo sempre, ma non si può copiare dall'estero, cosa fanno in Germania, Francia? No, ho detto una cosa giusta. Cazzo, ma dobbiamo sempre inventare l'acqua calda noi? Sì, hai detto proprio la cosa giusta, infatti stiamo cercando di far capire a EC che in Francia, in Germania non è così, per cui basterebbe copiare da loro. Leonardo ha chiesto la parola. Io posso portare un contributo, io vivo e volo in Germania con un ultraleggero Basip italiano. Allora, il parco macchine in Germania che ho visto da un anno e mezzo di attività è un parco macchine scaduto calendaralmente, è molto più grande credo di quello che abbia detto Silvano essere in Italia. Ci sono tantissime macchine, tantissimi motori Rotax, molto più vecchi di 15 anni, ma mantenuti regolarmente. Ho fatto la domanda che ha fatto Silvano qui in Germania a più persone, a proprietari, quindi non a diciamo assicuratori esperti come voi. Quindi la risposta è stata che le polizze in Germania hanno una clausola, non so se questo è il termine corretto, che prevede una copertura anche per un danno al motore, anche se il mezzo è scaduto. Ma in Germania il mezzo ultraleggero, e in Germania non c'è la differenziazione tra basico e avanzato, viene annualmente valutato da un esperto, non so se chiamarlo certificatore, un esperto che fa una visita sulla cellula e sul motore e ne verifica la manutenzione che è stata fatta, non necessariamente da un meccanico autorizzato. E questa visita dura circa 3 ore, ha un costo non eccessivo, quindi è un check sostanzialmente, ma questo check è obbligatorio. Se il check obbligatorio è stato fatto, l'assicurazione copre anche un danno, quindi chiudendo, copre anche un danno, un incidente generato da una piantata motore anche su un mezzo con un'età più di 15 anni. Sarebbe una buona soluzione. Gli assicuratori tedeschi pagano molto meno le persone, eh?
Ok, quindi, no, ma è corretto, sarebbe un'ottima soluzione. Che vuol dire che le assicurazioni tedesche pagano molto meno le persone? Che può spiegare, per favore? Sì, come no, Leonardo. Noi abbiamo delle tabelle di risarcimento danno per cui andiamo a pagare dei danni alla persona, dicevamo prima, a titolo d'esempio, 45 punti di invalidità permanente superi 300.000 euro. Io ho avuto modo di documentarmi su quanti sono i risarcimenti nella RC Auto in Germania, mediamente per un morto pagano 98.000 euro. Quindi c'è un abisso tra i nostri 7-800, un milione che viene pagato per una vita umana, pagano 10 volte meno. Le polizze costano molto meno e poi questo meccanismo di check obbligatorio è un funzionario dell'aeroclub nazionale, diciamo, che va a fare la valutazione dell'ultraleggero, certifica che quell'apparecchio è in grado di volare. È una sorta di OCN. Noi non ce l'abbiamo, è tutto demandato alla responsabilità del proprietario, è tutta un'autocertificazione. È vero che costano anche le polizze molto meno, ma è anche vero che la polizza obbligatoria, anche se l'aereo è fermo, è smontato, dopo 5 giorni dalla scadenza, se non hai rinnovato la polizza in Germania, ti chiama l'aeroclub tedesco e ti impone di fare la polizza appena la radiazione dal club, non puoi più volare dopo. Cioè è tutto un meccanismo diverso, è completamente diverso. Però potremmo prendere degli spunti, perché ci sono degli ottimi spunti da prendere per portarli di qua. Interessante. Grazie. Prego. L'interesse permane fino alla fine, anche in chiusura siamo andati a toccare argomenti ancora più interessanti, forse. Vabbè, uno spunto per ampliarli in una prossima occasione, allora. Allora, scusate, posso dire un'ultima cosa? Dice sì. Visto che ho rotto le scatole con la prima domanda, che poi è stata quella sul passeggero, no, volevo fare i complimenti. Assolutamente, l'argomento è, come vedete, l'ignoranza, io per primo, è dilagante su questo argomento qui, quindi complimenti per l'iniziativa. E se non ricordo male, adesso non so, oppure comunque è un invito a portare a fare un altro webinar con degli esempi, magari ovviamente senza nomi e cognomi, però voglio dire, cioè anonimi, ma esempi. In questo caso è successo questo, in questo caso quest'altro è successo questo, non so, se a me interesserebbe moltissimo, insomma. Ci stiamo già lavorando su questo, su dei casi pratici, sentenze da commentare. Stiamo preparando un seminario che potrebbe essere, tra due seminari potrebbe esserci questo. Diciamo che una delle difficoltà di affrontare un sistema simile di spiegazione, che è il più valido in assoluto, è quello che nel mondo del volo in Italia non siamo tutti sconosciuti, quindi bastano due particolari di un sinistro ho capito di chi si tratta. Senza dubbio, però ecco, cercando di prendere provvedimenti, siamo tutti assolutamente d'accordo che fare degli esempi pratici è il modo migliore per dare una formazione corretta e mantenere viva l'attenzione. Una cosa perfetta, Cesare. Comunque, anonimizziamo i dati delle sentenze. E poi vabbè, ognuno penserà di aver indovinato la persona che è stata interessata, però insomma possiamo legittimamente utilizzarli, se a condizione di anonimizzare i dati. Va bene, signori, io a questo punto abbiamo fatto il webinar, abbiamo fatto anche la chiacchierata tra amici dopo, che non è meno istruttiva del webinar. Io ne approfitto per fare gli auguri di buone feste e di buon anno. Il prossimo webinar ci sarà, ma sarà a gennaio. Se Claudio fa cenno di sì con la testa, sarà a gennaio dell'anno prossimo. Quindi vi ringrazio di averci seguiti fino a quest'ora veramente tarda, ben oltre
il tempo in cui si segue un webinar così impegnativo. Fantastiche le domande fatte, fantastica la partecipazione di tutti. Vi ringrazio, buone feste e buonanotte a tutti quanti. Buone feste e grazie. Grazie mille. Anche io ringrazio tutti, vi auguro la buonanotte, intanto vado a lavorare per il prossimo webinar. Senza perdere tempo. Riposati stasera, Claudio. Buonanotte, tanti auguri a tutti. Tanti auguri, buonanotte. Buonanotte, grazie. Buonanotte. Auguri, buonanotte. Allora, noi ci salutiamo per ultimi i relatori, aspettiamo che escano anche gli ultimi. Sembra un po' di gente ancora, da 9 persone. Fantastico. Mi fa piacere che ci sia stato un interesse fino alla fine. Ecco, adesso siamo rimasti solo... Sono accesi stasera, Claudio? Anche incattiviti. No, bellissimo, sono contento. Così si fa. Va bene, ci viene con le dita negli occhi, come si suol dire. No, bisognerà capire. Secondo me è stato lanciato un messaggio, un sasso. Bisogna raccogliere questo messaggio, andarci a parlare. E capire, diciamo quello che diceva dal punto di vista del pilota non è sbagliato, cioè io sto pagando una cifra che non so per ottenere una copertura che non so, ma se c'è una statistica mi baso sulla statistica e Franco dava per certo ovviamente che se le agenzie assicurative dicono il premio è questo, significa che si basano sulle statistiche, quindi le statistiche esistono. Dubito che siano nelle mani dei broker, ma in effetti l'argomento è giusto e anche noi per dare un servizio migliore ai clienti dovremmo dirgli dal punto di vista... Ma Claudio l'ha detto, le statistiche esatto. Le facciamo noi broker e si pagano le statistiche. No. Si fa le statistiche le possiamo fare. Si fa la consulenza personalizzata, te ne assumi la responsabilità. Punto. Fai pagare però, giustamente. Esatto, il fatto di responsabilità. È però, questa cosa, si può fare. Le compagnie di assicurazione non l'abbiamo detto. Ma se io mi siedo con Franco Lozzi e Franco Lozzi mi dice io guarda che trasporto sempre la mia fidanzata che è un industriale a 20 anni e allora il massimale deve essere di 5 milioni di euro. Ma se Franco Lozzi mi dice sai io